Cos'è sta cutscene? Oddio, cos'è sta cutscene? Salsiccia Freddy? Sembra Ennard. No raga, ho aperto il gioco e mi è spuntata sta cutscene. Oddio, è Ennard. Salsiccia Freddy è Ennard. Non ci voglio credere. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti su Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ragazzi, questa cutscene mi è spuntata proprio nel momento giusto, perché ho iniziato subito a registrare e mi è spuntata aprendo il gioco. Non ci voglio credere. E quindi Salsiccia Freddy è Ennard. Che? Ok, comunque ragazzi, dopo aver fatto il finale mediocre, il finale bancarotta, facciamo il vero finale. Vai. Eccoci qua a sabato. Questa è la mia nuova pizzeria. Ho preso le cose basilari. Ho ancora 3 token. Quindi sono indeciso se farvi vedere immediatamente come finisce il minigioco di Baby e poi fare il real ending. Ma visto come siamo messi, direi di fare l'ultimo play di Baby. Allora, come vediamo qua è successo un casino. Vediamo fiori, vediamo cani morti a caso. Vediamo la bambina che sgrondola sangue. Sgrondola, nuovo verbo. Abbiamo solo 31 minuti, è tutto buggato e non posso prendere gli upgrade. Quindi in teoria non posso nemmeno vincere. Attenzione, aspettate un attimo. Cos'è che succede? Sbaglio. Sbaglio. Spunta Springtrap dietro. Non sto sbagliando, vero? Sì, spunta Springtrap. No, 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 non ci voglio credere. No, vabbè. Allora ecco perché spuntava Oddio, cos'è sta roba? Una macchina. Oddio, mi vengono i brividi. Time is up. Springtrap. Spring Bonnie. He's not really dead. Non è veramente morto. Lui non è veramente morto. Lui è ancora qua. Seguimi. Quindi la bambina ci sta avvisando che Springtrap non è ancora morto? Ok, grazie mille. È ora di fare il vero finale. Vai. Sabato. Vero finale. Adesso io sono un pochino preoccupato se questo sarà il vero finale oppure se sarà il blacklist finale, che per la maggior parte delle volte mi è capitato che mi spuntavano cose da pagare. Quindi spero non sia il blacklist, anche perché la maggior parte degli animatronics... Li ho salsicciati. Perché si chiamano Salvage animatronici, invece io li chiamo salsiccia animatronici. Dai, ma non potete fare così, vi prego. Comunque mi avete detto una cosa importante che mi servirà per questo gameplay, ovvero se vai su equipment. Vai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, se vieni qua. No, 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 alza il volume che devo sentire sti animatronics che fanno i pazzi. Ti fa stare bene, Caparezza? Io mi stavo ascoltando, Caparezza, perché adesso... È come se fossi a casa! Tua madre, 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 tua madre... Vai, 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 veloce, 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 veloce! Veloce, 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 veloce! No, 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 non t'azzardare! Salsiccia Freak Show Baby, non t'azzardare! Ci sono 73 gradi, vattene via. Bravo. Vai, vai, veloce. No, no. Fascinating. Tua madre! No, 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 Springtrap! No, no, tu non vieni da nessuna parte, ma statene a casa tua, che con Ex Benedict e con Exotic Butters, che forse è meglio. Exotic Butters. Vai, ordina questi tovaglioli, sennò poi la gente come fa a sturarsi il naso. A sturarsi il naso io perderò, mi sa tanto e tantissimo perderò. Madre te ne sia andata. Ma che tua madre te ne sia andata. Te ne sia andata. Forza,
Tovaglioli. Va tutto. No. Non ci siamo affatto. Animatronici. Spreper occhiali, aiutami tu con questi animatronici. Ti ho sentito. I always come back. Visto che ritorni sempre, perché non te ne torni a casa tua? Ti ho sentito. No! Ma un aiuto per questa notte. Posso? Un aiuto mi serve per questa notte, vi prego. Uno mi aiuti? Che ne so, per esempio, visto che siamo nel periodo natalizio, Michael Bublé, perché non mi aiuti tu, Michael Bublé? It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Together again! Salsiccia Freddy, tu meriti di morire! Facciamo una cosa molto più intelligente. Cerchiamo di completare la notte tranquillamente, perché sennò qua, a parte velocità, allora tutto il resto lo faccio tranquillamente. Ok. Perché il gioco mi sembra cambiato! No, io non ce la posso fare, giuro! Giuro, ho le palpitazioni! È peggio delle ultime volte! Questa volta proprio è peggio! Non mi fido! E ho fatto bene a non fidarmi! Se sono stesso Freddy che mi vuole attaccare, Spray, aiutami! That was easier than I thought it would be. Ti prego, fammi. Fa che sia reale finale. Fa che sia reale. You played right into our hands. Sì. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place. Just like he asked you to. All of those little souls. In one place, just for us, a gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Connection terminated. I'm sorry to interrupt. Oddio, che è successo? But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you,
The darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms the way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest for you and for those you have carried in your arms. This ends for all of us in communication. Fine della comunicazione. Congratulations on completing your work week. We apologize if your situation wasn't presented to you in a completely honest fashion when you first started, but it was important that your intentions and actions be genuine. Here at Fazbear Entertainment, we value fun, family, and food. But more importantly, we value our commitment to atoning for past mistakes and tying up loose ends. Thank you for your participation. There is no need for you to return to work next week, as Fazbear Entertainment is no longer a corporate entity. Please accept this certificate of completion. Goodbye for now, and thank you for taking this journey with us. Okay. Quindi... Cos'è? Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Scrap Baby! Cavolo! This game questo gioco è dedicato a fan. È un vero piacere creare giochi per voi. È stato un piacere creare questi giochi per voi. Fine. Quindi è finito. La storia di FNAF è stata spiegata. Molti di voi non ci avranno capito tante cose, e nemmeno io ho capito tante cose. Ho capito soltanto che il nostro scopo era quello di rimettere la famiglia a posto, perché ovviamente i membri della famiglia sono William, quindi dentro Springtrap, a quanto pare c'era Ennard, che fa parte pure della famiglia, non so chi sia, forse il figlio, uno dei figli, non lo so. Poi c'è qualcun altro, c'è la sorella, ragazzi, un finale incasinato, ma adesso abbiamo capito, finalmente, cioè, è il finale, punto. Molti di voi forse non hanno capito le parole, però non vi preoccupate, a breve, a qualche giorno, rivedrò tutto il materiale registrato in questo periodo, e ci creerò la teoria sopra e ve la spiegherò, anche quello che ha detto all'ultimo, che purtroppo per cause naturali, visto che non sono inglese, non posso riuscire a capire bene ciò che ha detto fino alla fine, ogni singolo punto. Quindi ok ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando rimanete sintonizzati sul canale, ci saranno altri video inerenti a Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale immediatamente, mettete un mi piace alla pagina di Facebook, seguitemi pure su Instagram per un prossimo episodio su FNAF. A sto punto arriviamo a 3000 like e noi ragazzi ci rivediamo al prossimo video e ciao.